Tanto per darti un'idea dei comuni sciolti per mafia, nella parte tirrenica della provincia di Reggio Calabria, Lauriana di Borrello, San Ferdinando, Rosarno, Gioia Tauro, Rizziconi, Taurianova, Seminara, andiamo giù, Villa San Giovanni, Bagnara, Melito Porto Salvo, Brancaleone, saliamo verso l'Aspromonte, San Luca, Platì, Bovalino, Siderno, Marina di Gioiosa. Il fenomeno è vastissimo. E soprattutto ci sono realtà nelle quali il comune è stato sciolto anche fino a 4 volte. Un dato significativo di come la penetrazione dell'andrangheta ha avvolto anche gli enti locali, e questo la dice lunga sulla devastazione democratica che l'andrangheta impone soprattutto nei piccoli comuni. Ci sono vicende emblematiche come quella di San Luca, dove dopo molti scioglimenti la gente non si vuole più candidare. È difficile, paradossalmente, in alcuni posti trovare 20 persone che non abbiano rapporti di parentela con ambienti malavitosi. San Luca è uno di questi. San Luca è stato più volte sciolto, poi si sono presentate le liste. Voi cittadini cosa pensate? Pensiamo che se deve fare un sindaco, che è giusto, perché siamo stufi dei commissari. Perché i commissari non è che sono Gesù Cristo e fanno le cose come si deve. Un sindaco è sindaco e conosce le conseguenze del paese. Ed è giusto che deve venire un sindaco. È democrazia. Ma secondo lei le infiltrazioni nel passato... Ah, questo non lo so, di infiltrazioni, io questo qua non mi devo fare le domande che io non lo so. La delinquenza c'è ovunque, c'è San Luca, c'è Bovalino, c'è Roma, come dire. No, non si confonde l'andrangheta con l'andrangheta. Perché non lo sa neanche dire oggi. Non lo sa neanche dire. Ma anche i giornalisti sanno dire. Dalla mia ignoranza. Sì. Ma questa mafia che cosa è? Non lo so lei. Non me lo dice lei che è un giornalista. Ah, posso dire una cosa? Non la conosco. Perché viene questa mafia? Come è fondata questa mafia? La mafia non c'è, secondo lei. Per me non c'è, perché ho dovuto lavorare per campare. Questa mafia com'è? I condizionamenti hanno anche, come diceva lei, pure a volte origine politica, ma generalmente sono di natura amministrativa contabile, cioè sono i condizionamenti che si possono avere negli appalti oppure nelle autorizzazioni, nelle licenze edilizie, negli abusi edilizi. E diciamo che il compito che deve fare un commissario è quello proprio di traghettare la legalità, non solo con le parti e le regole, ma anche con la fermezza, perché lavorare in questi contesti vuol dire lavorare con determinazione. Non posso giudicare se c'è l'andrangheta o no, perché non la vedo. Oggi come oggi, andare a commissariare una comunità è il male peggiore che possa esistere. Per sciogliere il comune ci sono infiltrazioni mafiose, è vero, ma che lo provassero. E il fatto che non è stato mai provato sta faccenda. Questo comune è stato sciolto consecutivamente per 2 volte. L'andrangheta in questo momento ci controlla. È asfissiante il controllo che ha su questo territorio. Ha bisogno di forze di intelligence, ma accurate, di un lavoro certosino che va fatto per sradicare il fenomeno, perché soltanto con l'annullamento delle amministrazioni non si risolve il problema. Nel momento in cui si vadano a sciogliere le amministrazioni, bisogna avere dei progetti di supporto a difesa del cittadino onesto che vuole cambiare questo territorio, che ce la mette tutta insieme alla Chiesa, al nostro Vescovo, insieme al lavoro che si sta facendo come Libera su questo territorio, un lavoro delicato e importante. Condizionamento mafioso in questa terra è maggiore che magari in altre aree. I sindaci spesso sono facili a tutto questo. Credo che le amministrazioni vanno accompagnate, sostenute in questo cammino, aiutate a percorsi di legalità, ma soprattutto
aiutati nel affrontare i problemi che riguardano la realtà sociale in cui le nostre comunità vivono. Credo che, ecco, se si vuole salvare il sistema democratico in questa terra bisogna anche seguire altri percorsi che aiutino la gente a capire come muoversi in certe situazioni.